promozione di un'idea di società divergente da quella di coloro che hanno operato finora tacitamente per svuotare e ora operano per manometterla fortemente. Questa è la linea che noi vogliamo indicare, ma è una linea che è venuta dalla forza delle cose, non è una forzatura che invece viene da un gruppo di firmatari di qualcosa, è un dato di realtà. Voi non sareste qui se non ci fosse questa consapevolezza. E allora devo dire che qui noi ci troviamo di fronte alla necessità di riprendere tutto questo e di, abbiamo usato nella conferenza stampa del 6 di agosto la necessità di reagire a questo fatto del vuoto di politica che oggi è destituzione di senso, che sta trascinando con sé tutto quello che è componente del sistema democratico. La dissoluzione del diritto accompagna la dissoluzione della politica e abbandona la politica alle logiche puramente economiche e agli interessi personali, lo ripeto. Creare uno spazio pubblico non più affidato al gioco di potere sempre più insensato e svuotato di senso costituzionale, ma questo spazio pubblico che non è più spazio pubblico perché è occupato da logiche oligarchiche, dalla disattenzione e dal silenzio per la società, si è venuto affiancando uno spazio pubblico informale più largo occupato da forze spontanee. Questo è quello che è accaduto e questo è il riferimento che noi vogliamo in questo momento consentire che venga preso in considerazione come base di un lavoro comune. Questo è il punto al quale noi facciamo riferimento. E concludo dicendo che tutto questo è impensabile come lavoro se noi non abbiamo nello stesso tempo la prospettiva dell'Europa, perché l'Europa è il luogo dei diktat, delle lettere, dell'imposizione, poi tardivamente riconosciute come inopportune, parola molto tenue rispetto ai drammatici effetti che tutto questo ha prodotto. Sento ripetere in questi giorni la necessità di avere più Europa politica, nella parola, ma più Europa politica per fare che cosa? E imporre con durezza ancora maggiore le politiche che impostiamo nella nostra esistenza, oppure per avere l'Europa come luogo e spazio anch'esso pubblico dove le voci possono essere ascoltate, un'Europa che non sia amputata della sua dimensione costituzionale, perché oggi questo sta avvenendo. Io so che in questa sala ci sono molti che non amano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma sarebbe un errore politico in questo momento trascurare il fatto che questa Carta dei diritti ha lo stesso valore giuridico dei trattati e in molte situazioni, grazie all'intelligenza o di movimenti o di giudici, è stato possibile porre riparo ad alcune delle, non tutte certamente, distorsioni che si producevano in Europa. Ma in questo momento c'è un'Europa senza Carta dei diritti fondamentali, è come se noi dicessimo in Italia operiamo, e questo sta avvenendo di fatto, ignorando che l'Italia ha una Costituzione nella prima parte legata ai valori, ai principi e ai diritti. Questo sta accadendo in Europa. Quindi noi abbiamo bisogno di una battaglia per ricostituzionalizzare o costituzionalizzare l'Europa. Non abbiamo bisogno per seguire questa via maestra soltanto di mosse un po' estreme e un po' anche ingenue. Usciamo dall'euro, facciamo un referendum contro l'euro. Abbiamo bisogno di ridiscutere seriamente mosse come quella che hanno portato alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione al fiscal compact. Abbiamo il potere di chiedere che venga eliminata in Italia, per esempio, la privatizzazione del diritto del lavoro con quell'articolo 8 che ha consentito la negoziazione tra soggetti con poteri diversi prescindendo addirittura dalla legge. Ma noi abbiamo delle strade, per esempio, indicate con molta nettezza e molta durezza da pensatori che hanno
opinioni e punti di partenza diversi, da Jürgen Habermas a Jean-Paul Fitoussi, il fallimento di questa Europa economica è analizzato con la giusta durezza, ma indicando anche quelle che possono essere le vie d'uscita. Come in Italia, la disattenzione, la liquidazione di due grandi temi che ci sono nell'agenda indicata da voi e dai movimenti, che sono quella dei beni comuni e quella del reddito di cittadinanza, vengono messi da parte. E in questo momento trascurare la questione dei beni comuni significa non soltanto consentire piccole e grandi rivincite locali che in violazione dei risultati del referendum vogliono riproporre il servizio idrico come fonte di profitto, ma significa per esempio le delibere che vengono prese a proposito della conoscenza in rete e dell'accesso a internet, che sono delle vere e proprie manovre che ignorano il fatto che la conoscenza in rete deve essere in primo luogo considerata un bene comune. In secondo luogo, la questione a cui facevo riferimento, e io ho visto il discorso sul cambiamento strutturale del lavoro all'interno delle nostre società, impone che si faccia una discussione seria e pubblica sul reddito, un reddito garantito. E guardate, coloro i quali se ne liberano con una mossa e un'alzata di spalle dicendo non ci sono le risorse, io non cito degli economisti estremi, ma Tito Boeri in un articolo, partendo dai livelli delle pensioni, indicava alcune mosse che consentirebbero di recuperare le risorse oggi utili per alcuni interventi mirati in una situazione strutturale che richiederebbe un reddito garantito, almeno per farci. Dunque, tutto questo c'è nella discussione che stiamo facendo e che ci mette in diretto rapporto con la necessità di uscire anche dalla gabbia europea, ma in che modo? Anche lì, con un'idea di Europa politica diversa. E l'Europa politica diversa è anche l'Europa che in questo momento non è stata capace di uscire dai propri interessi nel momento in cui un altro luogo di politica, quello che riguardava la pace nel mondo, non soltanto la Siria, si è imposto come grande tema. E la forza dell'intervento del pontefice deriva proprio da questo, che c'è un vuoto di politica che riguarda l'Italia, ma riguarda anche il mondo. E la questione della pace e della fiducia di questo tema. Troppe cose, io lo so, ma noi non possiamo fare sconti in questo momento, né per quanto riguarda il rigore dell'analisi, né per quanto riguarda la ricostruzione di un'agenda politica e dunque di una politica costituzionale. Ecco, questo è l'inizio del nostro lavoro. Molto contenta che tante persone abbiano accolto questa sollecitazione, e credo che quello, almeno quello che ci ha animati, io in particolare sono stata animata da questo, è dall'idea di non far morire le speranze. Cioè, non è possibile pensare che il nostro paese sia caduto nella illegalità, che si è caduto dal punto di vista della perdita dei valori totali. La Costituzione, a cui io tengo molto come costituzionalista, mette l'uomo, la persona umana, al centro del sistema, e quindi il lavoro immediatamente dopo, perché il lavoro dà dignità alla persona. Allora, tutto questo è perduto, la dignità umana sembra perduta, tutto sembra acquistabile, il denaro sembra il valore prevalente. Io vorrei che si facesse sentire la presenza di un'altra Italia, che non è quella che vediamo rappresentata in queste piccole commedie dei politici e di chi gli dà spazio in queste miserie indecenti. Vorrei che tornasse anche l'idea che il lavoro onesto, la vita spesa anche per gli altri con altruismo e con volontà e senza interesse e profitto è importante, e la democrazia è il primo luogo. Vicino alla democrazia vorrei che però si valutasse il costituzionale
costituzionalismo, non mi stancherò mai di ripetere, costituzionalismo vuol dire limiti e regole al potere. Il potere non vuole limiti, non vuole regole, ma noi dobbiamo imporgli e fargliele rispettare. Una democrazia dove non sono rispettati i limiti e le regole cade, cade. Noi assistiamo oggi, io l'ho detto, a un disastro morale. Quello che vorrei è tutto, solo perché questa... da questo disastro morale. In primo luogo, mi sono messa il top perché non voglio parlare molto, perché ho visto che ci sono tanti interventi e mi piace che le persone si possano esprimere. Vorrei che tornasse in primo piano la coscienza di ciascuno, che tornasse in primo piano l'articolo 54 della Costituzione, dimenticato, articolo dimenticato, che dice che coloro qui sono affidate pubbliche funzioni, affidate vuol dire te le affido, ti do fiducia, devono esercitarle con disciplina, secondo me è onore. Perché oggi siamo tutti disonorati e vorrei veramente che tornassimo a alzare la testa. Allora, io credo molto nella cultura costituzionale. Mi ha commosso vedere qui una persona che mi ha detto: io da vari anni sto facendo a Padova dei corsi di cultura costituzionale ad alto livello. Stefano Rosentale ha aperto l'anno scorso, Gianni Ferrara è venuto, tantissimi, Gustavo Zagreveschi, tantissimi colleghi sono venuti con piacere. Questa persona mi ha detto che viene apposta da Roma per sentire queste cose e poi torna a Roma. Allora io da anni tento di divulgare una cultura costituzionale, perché questa è la base, anche nelle scuole, l'istruzione è il primo momento in cui si forma un cittadino. Tutto questo è abbandonato perché? È perché è molto più comodo guidare un gregge ignorante che aveva una cosa. E non, come dire, sostenere piccole ambizioni, perché di noi, di persone che hanno ambizioni, non ce n'è nessuna.